Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel complesso religioso della chiesa di San Pio da Pietrelcina. A questo indirizzo email che vedete in sovrimpressione ci ha scritto un nostro caro amico, un amico anche dei frati cappuccini, perché è un fratello di un frate che vuole condividere con noi e con voi tutti questa sua esperienza con suo figlio, 27 anni, autistico, Vincenzo Pio. Nel settembre del 2001, durante l'ennesimo controllo a Pisa, ci scrive: una risonanza magnetica fatta per un ulteriore controllo relativo alla sua patologia si stabilì che aveva un tumore al quarto ventricolo del cervelletto. Il giorno prima del ricovero a San Giovanni Rotondo, dove sarebbe stato operato, cosa che infatti successe proprio dal professor D'Angelo, venne a casa un amico di famiglia, era un altro frate cappuccino, padre Remigio. Aveva saputo di Vincenzo e portò e consegnò a sua moglie una busta. Mia moglie Adriana rimase senza parole perché si chiedeva cosa contenesse quella busta. Padre Remigio le disse subito di aprirla. Appena aperta, istintivamente mia moglie fece quasi un gesto per allontanarla, dicendo a padre Remigio: Remigio, che cos'è questo forte odore? E una piccola lacrima solcò il viso di padre Remigio, che all'epoca sicuramente era nel convento di Sant'Anna a Foggia. La busta, infatti la mail arriva proprio da Foggia, la busta conteneva un pezzo di una pezzuola intriso del sangue di San Pio, un pezzo della calza di Fra Daniele, suo zio, che oggi scrive: sono nella nostra casa in una teca reliquiaria. Il giorno dopo Vincenzo fu ricoverato in casa sollievo, scrive Antonio: mio figlio non parlava a causa della sua patologia autistica e magari anche a causa di quel tumore che il professor D'Angelo, dopo 9 ore di intervento, asportò con successo. Quel giorno io e mio fratello, suo fratello padre Giovanni Dell'Icarri, che è stato anche qui diversi anni a San Giovanni Rotondo per prestare il servizio di accoglienza dei pellegrini, e che unitamente ad altri giovani che erano con lui si recarono a Santa Maria delle Grazie in chiesa per pregare e quindi recitare insieme un santo rosario. Vincenzo aveva superato l'intervento, Vincenzo Pio, e dopo 2 giorni di terapia intensiva passò poi in reparto. Mentre la moglie era in stanza con lui, Vincenzo, pensate un po', parla e le dice: padre Pio, scrive Antonio, ancora oggi mi vengono i brividi quando lo racconto. Mia moglie mostrò, indicandolo, un'immagine di padre Pio che era appesa alla testa del letto, dicendogli: ecco, questo sì, padre Pio. Lui disse: no, no, in chiesa, padre Pio. Ci scrive Vincenzo cosa sia successo in quelle 9 ore, cosa Vincenzo abbia vissuto è un mistero, anche se io e mia moglie siamo sicuri che San Pio, assieme alla Mamma Celeste, lo ha tenuto in braccio, accarezzandolo e stando con loro. Vi ringrazio, grazie San Pio, grazie Madonna delle Grazie, grazie Dio per questo tuo grande dono.